Ciao Ezio, buongiorno a te. Allora, per evitare, come dire, opposizioni, ti volevo porre, un paio di domande sul, discorso che avete avuto con Albino, ovvero, ti chiedo tu, che idea hai riguardo a Mazzucco, cioè pensi che sia una persona che come dire positiva nei confronti della tesi terra piatta, oppure pensi che ci siano delle cose da ridire o da rivedere? Allora, ciao Agostino, buongiorno. Riguardo a Mazzucco, ti rispondo subito. Allora, io ho visto il documentario di Mazzucco American Moon e devo dire che è stato un documentario fatto davvero, davvero bene perché indubbiamente cioè, svela come dire, il falso allunaggio in tutte le sue parti, quindi è fatto davvero bene. Per quanto riguarda la terrapiata, io ne ho fatto anche un video. Mazzucco ha fatto un lavoro pessimo, nel senso che non ha approfondito l'argomento e quindi ha detto il suo parere senza conoscerlo e quindi ha fatto solo disinformazione. E io su questo gli ho fatto anche un video risposta, quindi ciò non toglie che lo reputo una brava persona, cioè come. Se poi abbia fatto una cattiva informazione riguardo alla terapia, è dovuto al fatto che non ha voluto approfondire l'argomento e quindi ha fatto disinformazione e l'ho chiarito. Invece per quello che riguarda Biglino, Mauro Biglino, allora partiamo dal presupposto che Biglino ha aperto delle porte che cioè, magari ha fatto un lavoro che non aggiunge nulla. Però la sua traduzione della Bibbia, la sua traduzione fedele della Bibbia, ha spalancato porte ad interpretazioni che innanzitutto cioè dividono tra Dio e creatore, quindi questa è la mia consapevolezza innanzitutto. Nel senso ti chiarisco il punto. La religione che ha fatto ha messo tutto insieme la religione cattolica o anche l'islamismo in genere. La religione che ha fatto ha unito il creatore a Dio. Biglino col suo lavoro ha messo una divisione tra queste due cose, quindi il creatore è una cosa e Dio è un altro. Il creatore è colui che ci ha creato, oppure i creatori, a seconda dei punti di vista, e invece Dio è quell'energia che ci alimenta, quindi l'etere studiato da Tesla, Hygina, Todeschini, Walter Russell, Reich, Mesmer e così via. Quindi Biglino ha messo questa divisione che secondo me era necessaria. Galupini non riesce a rendersi conto di questa cosa qua e quindi così come Calogero, loro sono ancora legati ad una consapevolezza biblica che fa di Dio tutt'uno, no? Un Dio antropomorfo che secondo me non, cioè, simile ad un uomo, quando un Dio è energia e tutto, vabbè, loro non riescono a concepire una cosa del genere, ma semplicemente perché non hanno studiato, ecco, sono legati ad una consapevolezza biblica. Per quanto riguarda il rapporto che ha Biglino con la terra piatta, io non parlo a nome di Biglino, lo seguo e ti dico quello che lui ha detto. Allora, lui dice che essenzialmente la teoria della terra piatta gli sembra una cosa spinta dalla stessa matrice, cioè quindi una cosa un po' come dire, voluta, no? Questa consapevolezza che è uscita fuori tutti insieme dal 2011 più o meno. E quindi per lui è una cosa che è stata spinta dalla dottrina stessa. Però lui ha aggiunto in una conferenza che per quello che riguarda il suo lavoro, che questi Elohim, questi creatori che vengano da altri mondi, oppure da altri pianeti o da altre dimensioni,
cambia poco per quel che riguarda il suo lavoro, quindi è possibilista del fatto che questi creatori possano venire da mondi oltre magari i poli o da altre dimensioni. Quindi è per tal motivo che io non sento la necessità di prendere le distanze da Biglino, come invece ho preso le distanze da Mazzucco nel suo lavoro che ha fatto, pessimo lavoro che ha fatto riguardo la terrapiatta, perché Mazzucco ha fatto lo stesso errore che fa Galupini e Calogero, nel senso che non ha approfondito l'argomento e ha parlato senza cognizione di causa, così come fa Galupini e Calogero. Va bene? Ciao, ti auguro una buona giornata e una buona Pasquetta. Ciao, voglio. Un appunto che vorrei aggiungere su Biglino è questa, che a mio giudizio lui spinge molto verso una creazione aliena, no? E quindi non reputo il suo lavoro molto interessante, però il suo voler spingere verso gli alieni, beh, questa è una cosa che non mi convince molto. Per il resto lo considero una persona molto professionale e ha fatto un lavoro davvero, davvero ottimo nel portare questa consapevolezza alternativa su una Bibbia che invece leggevamo per, come dire, leggevamo come c'era, come la Chiesa ci diceva di leggerla, quindi con un'interpretazione molto, molto fantasiosa, ecco. Soprattutto ti dicevo che l'interpretazione della Bibbia che ci ha dato la Chiesa è un'interpretazione molto forzata che oltretutto non c'entra nulla con noi, quindi io ti parlo del Vecchio Testamento. E grazie al lavoro di Biglino, che semplicemente ha fatto un lavoro che ha portato questa consapevolezza alla portata di tutti, anche per il suo modo, per il suo modo di parlare, di esporre il concetto. Quindi, per me, ti ripeto, è una persona che ha fatto un ottimo lavoro, anche se il suo voler spingere sul discorso alieno e non mi trova molto d'accordo. Ok, ciao. Allora Ezio, ho ascoltato i tuoi chiarimenti, cioè insomma già su Mazzucco hai preso le distanze riguardo a sta cosa che lui ha fatto riguardo alla terra piatta, insomma, dove era evidente la disinformazione, anche come hai detto tu. Ora, riguardo a Biglino, forse ti manca un elemento che magari non avrei visto, come io non ho visto tanti altri video, insomma, no? Te lo volevo fare notare. Ora, in caso ti mando il link così tu magari ti puoi fare un'idea più chiara, perché io cerco di farti le domande, ma pure di capire se tu hai visto questi documenti, perché altrimenti non puoi avere un'idea chiara sull'atteggiamento di Biglino riguardo alla terra piatta. In particolare è un video che Biglino ha fatto insieme a Carpe Oro. Carpe Oro, insomma, massone dichiarato che fa divulgazione. Quindi ti invio questo link in modo che tu possa, insomma, dirmi il tuo punto di vista riguardo a sta cosa, che magari Ezio ci chiariamo ed evitiamo, insomma, opposizioni o incomprensioni soprattutto, che sono peggio ancora le incomprensioni. Ma forse già l'ho visto quel video lì, è un video dove c'è quel signore un po' cicciottello che parla dell'ISIS e della ISS e di quello che si può vedere da fuori e vengono poste le domande a Biglino, la stessa domanda che ne pensa della terra piatta, e lui risponde che non, cioè, per lui sembra un messaggio molto. Ha visto un documentario, ribadisce, precisa che lui non è informato
Eh sì, infatti è quello lì. Allora, lui precisa, Biglino, in questo filmato, che non è ben informato sull'argomento, che ha visto un documentario soltanto che gli sembrava troppo ben fatto per essere spontaneo, ecco, e quindi nutriva dubbi sulla bontà della teoria terra piatta. Però poi cioè, non commenta altro, dice quello che già ti avevo detto. Per quanto riguarda la massoneria, invece, in generale, io ti dico subito che io non faccio di tutta l'erba un fascio perché io ho studiato, quindi al contrario di Galupini e Calogero, io ho studiato e approfondito. E non faccio di tutta l'erba un fascio perché esiste una massoneria ed una massoneria deviata. Ora, non dobbiamo puntare il dito su tutta la massoneria perché esiste nella massoneria anche Totò era massone, per dirti, no? Quindi non dobbiamo puntare il dito sulla massoneria in genere, anche perché commettiamo un errore gravissimo, ma dobbiamo puntare il dito casomai sulla massoneria deviata. Ma puntare il dito, poi per prima cosa dovremmo puntare su noi stessi e vedere e capire se abbiamo l'informazione giusta e se non ce l'abbiamo andare a fare ricerca. Cosa che, ripeto, con tutto l'affetto di questo mondo, Galupini e Calogero non fanno nessun tipo di approfondimento. Penso di averti chiarito adesso, no? Volevo precisare, Agostino, che non sto prendendo le difese della massoneria, non me ne frega un cazzo e non sono massone. È semplicemente un chiarimento che volevo fare, appunto, perché basta studiare, ma anche andare su Wikipedia, no? Per capire la differenza che c'è tra una massoneria in generale ed una massoneria deviata. Quindi sono semplici ricerche, è che quando si parla di massoneria non è che il 90% della massoneria è deviata. La massoneria deviata è una piccola parte, oltretutto illegale, quindi che non si può fare, e il governo come la P2, roba varia, queste massonerie segrete, queste logge segrete sono vietate, quindi le stesse massonerie ufficiali ne prendono le distanze, quindi questo fatto di puntare il dito su tutta la massoneria oppure di gridare poteri forti, poteri forti, non fa altro che alimentare questa disinformazione sulla terra piatta e farci prendere per il culo, grazie anche alla non conoscenza di Galupini e Calogero, solo questo intendevo. E aggiungo che comunque sia io non nutro nessun rancore nei confronti di Albino o di Calogero, anzi mi fanno un certo senso tenerezza, quindi non parlo a nome personale, ma giusto per a dati di, io parlo per dati di fatto, ecco, per empiricità e non per leggende del web, ecco. Anche perché poi è facile che una bella teoria flat earth venga demolita da disinformazioni che vengono mescolate insieme. Cioè, magari te puoi fare un lavoro certosino e poi magari basta una frase o una cosa detta sbagliata, no? Per far apparire ridicolo tutto. E quindi quando parliamo di poteri forti, oppure quando parliamo di ho sentito Galupini che diceva le iene, i pedofili massoni musulmani hanno distrutto la cattedrale, no? I pedofili. Cioè, queste sono stronzate, queste sono pura disinformazione. Io ribadisco che prendiamo le distanze da Galupini e Calogero, da tutto quello che diranno, perché temo che dalla loro bocca escano stronzate che dalle iene vengano riprese e amplificate a dismisura, come già avvenuto in passato. Ah, sì, Ezio, sul discorso di non fare di tutta erba un fascio sono d'accordo. Tant'è vero che nel mio invito io ho invitato pure le persone che appartengono alle logge massoniche, proprio perché penso che ognuno possa dare il proprio contributo. Magari c'è una persona più curiosa, una persona che vuole vederci più chiaro.
rispetto ad un'altra. Quindi tutte le associazioni hanno al loro interno persone più curiose e persone meno curiose. Quindi su questo io condivido con te, diciamo, il punto di non fare di tutta erba un fascio. In particolare, Carpeoro, dico che lui è massone dichiarato non per dire negatività o positività di lui, è un'informazione che lui stesso ha divulgato, ha reso pubblica. Carpeoro stesso lo ha detto. Ma parla della Stazione Spaziale Internazionale, parla delle orbite, ma senza avere nessuna cognizione di causa del modello a terra piatta oppure di tutto ciò che riguarda lo spazio. Quindi diciamo che è un po' carente di informazioni tecniche, Carpeoro. Alla stessa maniera, Biglino, che parla di Eratostene, e noi sappiamo che quello che ha fatto Eratostene è assolutamente sostituibile con i raggi che non sono paralleli del Sole, perché il Sole sarebbe una fonte di luce più vicina rispetto alla fonte di luce lontana che considera Eratostene, quindi i raggi paralleli di Eratostene. Quindi diciamo che dovrebbero approfondire maggiormente queste cose, sia Carpeoro che Biglino, no? Allora, Ezio, sì, ho ascoltato l'altro tuo chiarimento e ti rispondo. Allora, le associazioni, secondo me, devono essere qualcosa che si può fare liberamente, che si possono fare liberamente. Non c'è da porre nessuna limitazione, neppure alle associazioni massoniche, ovviamente. Ma quel che io dico che manca e che sarebbe una cosa importante per tutti è la trasparenza delle associazioni. E questa cosa manca nella massoneria. Cioè, non vengono comunicate, non vengono rese pubbliche le liste delle persone che ne fanno parte, quando noi sappiamo che per legge tutte le associazioni, società, eccetera, devono riportare tutti i soci che ne fanno parte, quindi devono essere resi pubblici questi dati. Perché questo, insomma, potrebbe portare a problemi, come sappiamo, quando è successo il discorso della loggia P2, no? E tutto quello che ne consegue. Cioè, se le persone si associano e questa associazione è occulta e non viene conosciuta, cioè una parte dei cittadini lo devono sapere che queste persone sono associate e che fanno il giuramento di reciproca solidarietà. Cioè, che male c'è? Se loro non fanno del male, che problema c'è a non rendere pubbliche queste liste? Ecco, quando questa è l'unica cosa che io reputo oggettivamente mancante. E che riguarda la massoneria. Per il resto, non ci sono dati oggettivi che la massoneria sia peggio o meglio di un'altra associazione umana. Ci sono pro e contro, persone buone e negative in tutte le associazioni umane. Ma tu cosa ne pensi? Cioè, secondo te è giusto che si debbano conoscere le liste di coloro che fanno parte della massoneria, oppure pensi che debbano rimanere nascoste? Sì, su Carpeoro io non lo conoscevo, quindi non so se sia massone o no, e l'ho visto nel video e indubbiamente parla con tracotanza e saccenza, ma in realtà la sua è solo un forte indottrinamento, un forte attaccamento alla dottrina che ha studiato, quindi alla,
è solo una difesa che lui adotta per non voler abbandonare quelle certezze che per me sono false, per lui sono vere, ecco. Basta, non. Ma guarda, su quell'intervista delle Iene anche io prendo le distanze perché quel che riportano le Iene è assolutamente stravolto rispetto a quello che Galuppini ha scritto nel suo articolo. Cioè le Iene ti prendono una chiamata e te la spezzettano in mille pezzi e non riesci più a capire qual è la verità della cosa che ha detto. Quindi Ezio, se tu hai sentito quella cosa delle Iene, ti consiglio di vedere anche quello che dice sul suo sito Galuppini riguardo a questo argomento. Io in particolare ho letto l'articolo che ha scritto Galuppini su Notre Dame e ti posso dire che non ha nulla a che spartire con l'intervista delle Iene a Galuppini. Ezio, su Carpeoro mi pare che sei stato abbastanza chiaro e io condivido, insomma, questo punto di vista che tu hai espresso riguardo a Carpeoro. In particolare parla di bussola e sestante quando noi sappiamo benissimo che partire dalla bussola è un'illusione, cioè tu giri su una circonferenza molto tranquillamente anche sulla mappa a terra piatta quando usi la bussola, ma giustamente lui non si è mai messo a confronto con qualcuno che conosce questi argomenti, quasi sicuramente, quindi parla un po', fa un po' un monologo, ma senza avere fatto confronti. Chiaro, chiaro, sono della tua convinzione, però è chiaro, ti ripeto, che parliamo di logge deviate, perché le logge ufficiali, la massoneria ufficiale, non è nascosta, perché non lo può fare. Cioè, la legge vieta associazioni segrete, come dicevi te, quindi le logge ufficiali che rappresentano il 99% della massoneria, al contrario della loggia massonica che lavora, la loggia deviata, la massoneria deviata che lavora nell'ombra, hanno i loro membri, cioè hanno un loro statuto, hanno i loro membri, quindi niente viene fatto nascosto. Anche su YouTube ci sono i loro ritrovi, i loro video, quindi parliamo di massoneria deviata, ma appunto su quella, cioè, mi trovi perfettamente d'accordo. Esiste, ma non è la maggioranza, non rappresenta la maggioranza, ma a me non mi interessa neanche stare a difendere la massoneria, non mi frega niente. Solo che non mi piace questo fatto di voler puntare il dito, così, di fare tutta l'erba un fascio senza un'adeguata conoscenza dietro. No, no, ma figurati, figurati Ezio, io non dico solamente questa cosa qui, che il capo, il rappresentante del Grande Oriente d'Italia, tempo fa ho visto un'intervista dove diceva che loro non rilasciano pubblicamente le liste di quelli che ne fanno parte, ma lo danno solamente alla questura, all'occorrenza. Quindi noi cittadini non possiamo conoscere coloro che appartengono alla massoneria, insomma al Grande Oriente d'Italia in questo caso. Tutto qui, solo questo. Comunque, torniamo al discorso della terra piatta di Biglino e Carpeoro, che in sostanza Biglino ammette di non essere informato, come dici tu. Sì, su questo lo abbiamo appurato. Ma comunque, in questo momento io dico che c'è qualcosa di ancora più importante rispetto alle stesse liste pubblicate o non pubblicate del Grande Oriente d'Italia, cioè io penso che si debba guardare oltre la società stessa come è attualmente organizzata, cioè o danno le liste o non danno le liste, a me francamente non interessa in questo momento, a me interessa se c'è questo interesse comune
anche in persone che fanno parte della massoneria di avere la possibilità di esplorare l'Antartide, poter andare quindi per poter andare oltre il 60° grado di latitudine, cosa che penso unisca tutte le curiosità di tutti noi, diciamo del movimento terrapiattista. Ma insomma, Ezio, quello che io voglio fare in questo momento, come tu puoi ben capire, è di estendere questa proposta a tutti gli altri, a tutte le altre persone, massoni inclusi, ovviamente. Quindi non voglio portare o mettere l'accento su questioni che possano creare divisione. Io dico, in questo momento è importante l'Antartide, l'esplorazione dell'Antartide. Ecco. Questo lo volevo chiarire. Ezio, dimmi tu se hai qualcosa da aggiungere riguardo a questo, perché già vedo che abbiamo fatto abbastanza lungo, però se vuoi, insomma, aggiungere qualcosa e concludere tu, dimmi pure. No, dai, già abbiamo fatto il pippone lungo stavolta, basta. Niente, solo questo, ad esempio te dici il 60° grado, io di longitudine, no, io tengo a precisare che il punto su proiezione a globo, ecco, il punto importante da valicare è il 90° grado. Il 90° grado sud, dove c'è la base americana Roald Amundsen Scott, oppure il 90° grado nord, dove c'è la base russa Camp Barnio. Quindi questi sono i punti dove non ci è permesso andare oltre. Quindi il Camp Barnio rappresenta il 90° grado. Oltre noi nord, noi non sappiamo cosa ci sia. Mercatore ci diceva che c'erano mondi oltre, disegnava anche dei continenti, quindi noi non sappiamo cosa ci sia oltre. E invece il 90° grado sud, su proiezione a globo, rappresenta il centro. Su proiezione invece azimutale sarebbe secondo il mio punto di vista, anche leggendo Baird oppure la missione Schwabenland nazista oppure le altre missioni che si sono tenute, no? È un varco che permetterebbe l'accesso ai mondi oltre, quindi oltre il 90° grado sud o oltre il 90° grado nord. Secondo me questi dovrebbero essere gli obiettivi di ricerca in cui concentrare i nostri sforzi. Ciao e buona giornata. Sì, Ezio, certo, quello che dici tu è chiaro, insomma, lo condivido. Io dicevo il 60° grado perché oltre il 60° grado, non di longitudine, hai avuto, diciamo, hai detto male, ma so che intendevi di latitudine. Oltre i 60 gradi di latitudine sud non si può andare per legge del Trattato Antartide all'articolo 6, questo intendevo dire io. Comunque è chiaro quello che dici tu. Lo condivido pienamente. Allora, Ezio, auguro anche a te una buona giornata e un caro saluto, e grazie ancora per questa discussione che ha portato un po' più luce su questi punti che possono creare divisione.